Il videogioco di oggi si chiama The Kidnap. Io vi ricordo che i videogiochi horror non ci fanno paura finché non clicchiamo nuovo gioco, in questo caso, perché la traduzione è al top. Loading. Ah no! Oh no! Analo! C'è anche il cane. Ma se non guardi, Sarao! Sarao, ma sono io Sarao. Sarà lui, sarà lei. Ma chi deru no? C'è l'italiano! Sì, ti sto ascoltando. Sicurai, si no sai. Ti sto rispondendo ma in italiano. Vabbè. Anci gringintonta. Ah, vedi, non mi parla più, ok. Chissà cosa gli ho detto, raga. Secondo me non Sarao! Sono io! Ah! No! Allora, stai fermo! Lì va bene! Distanza di sicurezza! Ancora il Covid gira, eh? Sì, sì, gira! No, ma lo so, ma perché gira? No, io lo so, perché l'ho vista! Oh, nasico di suate! Che diavolo stai facendo seduto lì? Avevo paura della pioggia e mi sono seduto! Dite qualcosa? Come dite? Sono solo, teso! Itsumo, ottoni kono ko wa doushiyou mo nai! Mattaku. Nande konna ko ni natchatta nda ka. Cosa hai detto di mia madre? Umanakya yokatta. Dakara anta wa dame nano yo. Douse anta mo watashi no koto baka ni shiteru nde sho? Amene yoshi amene koto koto. Renia, ragazzo. Ok, ora siamo Renia, raga. Vabbè, no, Renato. Noi siamo Renato, raga. La traduzione del nome non l'hanno fatto. Oh no, l'ho fatto di nuovo. Devo andare a dirgli la pipì a letto. Arriva un po' più alto della maniglia. Ok, una bella casa però. Una bella casa, raga. O-ko-san, ano... Ehi, mamma. Ryo-san-kan no koto nan dakedo. Si tratta della giornata di osservazione della classe. Allora, mia madre è Sandra, io sono Renato. Urusai! Non ho capito se mi hai risposto in siciliano, in coreano o in italiano. Comunque mi hai detto stai zitto. Anashikakete konaide! Non parlare con me. Vorrei che non foste qui. Ah, mi dà del lei mia madre. No, del voi addirittura. Manca mio bisnonno davano del voi. Vorrei che non foste qui. La madonna. Ok. Se solo non voi avessi messo al mondo. Non voi. Ma come non voi? Non voi. Come parli? Ma no, scusa, parli benissimo. Mamma, davvero. No, no, io ti voglio là ad aggiungere le parole nel dizionario. No, no, io ti voglio lì domani, grazie. Grazie mille. Per questo parlava al plurale. Ah! Come mi guardava? No, vabbè, ma no. Ma sei mia madre, non è che può farmi qualcosa, non... Excuse me. Me lo fai un massaggio anche a me? Qua, la parte questa qua... In fondo alla spina dorsale. Qua, verso la... No, un po' più in qua. Mamma, ho bagnato... Come mamma? Ah, ma quindi lei è la mamma? E stava rimproverando quella che sicuramente è mia sorella e me. Per questo diceva voi... Mamma, ho bagnato il letto. Urusei monea! Non lo dice a me, ok? Urusei monea lo dice a mia sorella, ok? Hadashikake dai de! Sai, non sei divertente. Come non parlarmi? Hadashikakeru na te itta de sho? Poi ti ho detto di stare zitta. Ma poi io non ero Renato, raga. Isogashii no wakaru de sho? Vabbè, ok. Oh, sorella. Ah, lo dico a mia sorella. Ho bagnato il letto. Punto. Di pipì. Ah, mata? Oh, di nuovo. Ah, non è la prima volta. Ah, ok. Nureta sheets motte kite. Porta le tue lenzuola bagnate. Che carina. Già, isshō ni shita. Bene. Allora scendiamo insieme al piano di sotto. Ok. Sentaku no shikata o shite. Insegnerò a fare il bucato. Itsu o sentakuki ni irete. Se voi immaginate, raga, una conversazione con vostra sorella. Sta qua, guarda, mi fa mettere le lenzuole in lavatrice. Sembra la consegna in un tipico libro di inglese. Ok. Inserirlo e accendere la parete. Non lo so. D'ora in poi sarai tu il responsabile del bucato, ok? Renia? Renato, mi sta chiamando. Sì, sono io, Pamela. Sì. La sorella mi sta chiamando. Sì, ho capito, non c'è bisogno. È in cucina, punto interrogativo. Non lo so, andiamo a vedere. Ok. Non ho
ha fatto la pipì sul letto, raga. Raga, anche a voi capita che vostra madre mentre mescola guarda da un'altra parte, tipo... Me la immagino così. Sorella. Atto scos te dekiru kara. Atto scos te dekiru kara. Che vuol dire il cibo è quasi pronto, eh? Sore ni kare tsukutte mitan da kedo, to? Sashiri kumete kute. È passato un po' di tempo. Anku ni kiji tuoto. Quindi ho provato a fare il curry. Ah, il ah, questo qua è curry, ok. Ok, ok, ok. Vabbè, non mi sembra proprio curry, eh. Non, no, per niente. 5 settembre. 4 giorni after. Riporre i vestiti asciutti nell'armadio. Riporre. Sì! Ok, 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 a posto, ci siamo, ok. Pare! Oggi sorella non ha preparato. Dov'è andata? Ami! Tue scarpe non sono qui. Dove è andata a quest'ora? Piovendo molto forte. Perché in un momento come questo devo trovarla. È ora di pulire, puliamo tutti. Come è ora di pulire? Ma questi sono tipo i miei compagnetti di classe, penso. Oh, fate attenzione alle persone sospette. Sì, fate attenzione, ci sono dei clown qui. Come dei clown? Bene, iniziamo con i saluti. Arrivederci a tutti. Ah, si è finita, raga, la... Sayonara! Sayonara! Hai detto che oggi saresti venuto a casa con me? Dove sono andati tutti e tre? Trova Keiji. Trova Koimina, trova Masashi. Cosa ha detto chi? Image. Prima a proposito dei clown. Qualcosa a proposito della loro comparsa sulla strada di casa. Vuol dire che è una persona sospetta. Vuol dire che è una persona sospetta? Forse, ma ho sentito che non ti ha fatto nulla. Oh! Naosige! Ho sentito dire che i clown prendono di mira le persone. Raga, ma tutti parlano di questi clown. Insegnante, recentemente tua sorella non è venuta a scuola ultimamente. È successo qualcosa? Non si sente bene. I tuoi genitori non hanno contattato la scuola, siamo preoccupati. No, non si preoccupi, io sono più preoccupato per la sua faccia, perché praticamente sta andando a Milano. Però vabbè, dai, non è un problema, dai, arrivederci. Perfetto, a posto, sì. E c'è il torcicollo? Ma a una certa età, sì, sì. No, è un... sì, lo so. No, più... Asakina. Asaka-chan ga? È arrabbiata con Massimo. Masahiro-kun, nanka shita no? Hai fatto qualcosa, Masahiro? Bezzi ni nani mo shite ne. Non ho fatto nulla. Già, nande okotta no? Allora perché è arrabbiata? Dice Keiji. Ah, allora perché è arrabbiata? Smettilo di fare domande inutili, Keiji. Non è super. Ma devo cambiare le voci ogni volta. Nan mo shite nai no ni okuru wake nai. Se non hai fatto nulla, perché dovrebbe essere arrabbiata? Perché ho restituito l'ombrello da Sakina. Sore wa okuru yo. Sakina è arrabbiata per questo. Ma dove stiamo andando? Dotto. Andiamo col pullman, raga. Andiamo col pullman, raga. Andiamo col pullman. Raga, come andiamo a casa? Ah, di qua? Signora? Signora? Buonasera.
come va? Tutto bene? Signora! Signora! Sì, giochiamo tutti. Sì, perfetto. Posto. Non si esce dal parco, ok? Ok, raga, non possiamo uscire dal parco, ok? Decidiamo chi è il cercatore con un gioco di morra cinese, ok? Ma tu non sei piccolino come noi? Giochiamo insieme. Cosa dovremmo fare? Renia, ce l'ha con me? Certo, no, non possiamo giocare insieme. Raga, cosa gli dico? Ma magari ragazzi è un bravo ragazzo. Ma sì, ma certo che puoi giocare con noi. Grazie, ma prego, ma figurati. Allora, tizio, sei tu. Ci sta, no? Ho cotto. A posto. Sei un adulto e puoi contare all'interno del container. Oh. Quindi noi ci dobbiamo... Noi ci dobbiamo nascondare. Nascondare. Noi ci dobbiamo nascondere. Tizio, raga. Come lo chiamiamo il tizio? Ignazio. Raga, il tizio è Ignazio. Penso che siamo a posto, dice Massimo. Raga! Ignazio non ha buone intenzioni, mi sa. Penso che abbiamo perso quel tizio. Era la cosa giusta da fare? Che cosa? Allora vai a parlargli da solo. Non voglio. Allora torniamo a casa. Io gliel'ho detto non voglio, raga. Io me ne sono pentito perché pensavo fosse un bravo ragazzo. Fatto. Abbiamo visto il tizio. Beh, sai, l'ho visto anch'io. Entrare nel negozio, stai bene? Eh beh, sì, però voi non avete fatto nulla. Raga, e io come vado a casa da solo? No. Da solo no. Ho visto un clown. Ragazzi, ho visto un clown. L'acqua non arrivava nemmeno alla fine. Sì. Metto la merenda sul tavolo così non la dimentico. Ok, siamo organizzati giustamente. Chi sarà mai a quest'ora? Chi è? Ho preso tua sorella. Se volete salvare vostra sorella, cerca di rompere tutti i palloncini. Ma che cazzo? Ignazio?
Pamela? Ma che cazzo? Sembra che non sia legato. C'è un modo per uscire da questa stanza. Ma come si tira la palla? Ma è strano il tiro. Che sta roba? Oh, il martello. Non si accorge di me. Andiamo nella stanza di sore. Ah! È tornato Ignazio, ragazzi. Pamela è sopra, ripeto, Pamela è sopra, ripeto. Pamela? Usciamo di qui alla svelta. Cosa c'è che non va? Ho chiesto al tizio di gli ho chiesto di rapire anche te. Se faccio così, alla fine mamma se ne accorgerà, no? Allora anche mamma potrà guardarmi? Pamela, vattene a quel paese, tu, Ignazio! E anche quello sgorbio di Tommaso! Non fare rumore. Il tizio ascolta tutto quello che dico. Ma raga, ma Ignazio, ma... Finché mamma non inizierà a guardarmi, Rene non fare nulla di più. Si comporta in modo strano, punto. O no? Raga, seguiamo Pamela, sì o no? Secondo me, raga, ci vuole semplicemente bene. Ma vediamo dove ci porta. Vediamo, raga. Pamela non ci vorrà mai fare fuori. Tranquilli. Vabbè, no. Se mi dite di no, no, vabbè. Giusto. Vado. Così mia sorella e Ignazio non ci vedono. No, ma ho sbagliato, ho fatto sì. Da allora però sono passate 2 settimane. Vivo ancora con mia sorella nella casa del rapitore. Non voglio avere problemi e quindi ho smesso di andare a scuola. Non ho idea di quale sia il piano di mia sorella. Ma sento che va bene così. No, raga, ho cambiato idea. Ho sbagliato. Vabbè, raga, fidiamoci di lei allora. Fidiamoci di lei, raga. Vabbè, dai, va bene. Ci vado con le chiappe di fuori, su. Se è questo quello che vuoi, va bene. Non è un problema. Ho raccontato l'accaduto alla polizia, ma non l'hanno presa sul serio perché era una cosa detta da un bambino. Ignazio è stato catturato dalla polizia come rapitore. E la polizia sembra aver contattato mia madre. Mi scuso per l'inconveniente causato. Guarda chi c'è. La grandissima. Non disturbarmi mai più. Che fa Pamela, raga? E cosa fa Pamela, ragazzi? Nande? Perché? Raga, ma Pamela... Era la scelta sbagliata, raga. Devo dare retta a mia sorella. No, lo sapevo. C'è un altro finale. Non posso contare su mia sorella, devo andare a cercare aiuto. Sì. Vado, raga, vado. Qui, raga. Qua c'è un'altra stanza. Ah, infatti. Mamma, che batteria! Ma che cazzo?
Salire in soffitta? Oh? Oh! Spider-Man! Stavo per diventare Spider-Man! Sì! Con la bici! Ma poi ho suonato prima di andarmene! Sì! Sì! Libertà! Libertà! Yeah! Raga, Masahiro no. I genitori del mio amico hanno immediatamente chiamato la polizia. Mia sorella stava cercando di spiegare la situazione alla polizia, ma loro l'hanno ignorata perché era una bambina. Il signore è stato arrestato come rapitore e poi la polizia ha contattato nostra madre. Prima della fuga, dopo la fuga. Oh! Andare, si ferma. お姉ちゃんのところに帰ろうよ。ケイシ。Strada destra. Genitori del mio amico hanno immediatamente chiamato la polizia. Mia sorella stava cercando di spiegare la situazione alla polizia, ma loro l'hanno ignorata. ご迷惑をかけ。いえいえ、二人とも特に。Allora il gioco come deve finire? Me lo dite come deve finire sto gioco allora? Allora ditemelo. Questo. La madre di Koimina ha ascoltato calorosamente quello che avevo da dire. Ha accettato di ospitare me e mia sorella. È persino andata a casa di Ignazio per prendere mia sorella e pazientemente ha ascoltato anche quello che mia sorella aveva da dire. E da quel momento in poi non si parlò più di Ignazio e non lo vedemmo mai più. Alla fine iniziamo a vivere in un posto chiamato Orfanotrofieutum. Sono successe molte cose allora, vero? Ma la vita qui è divertente, non è vero? Reni aveva paura di mamma, che sono io. Beh, ci mancherebbe. Mi prenderò cura di questi bambini e li porterò a casa. Io sono la loro madre. どこにいたのよ。まじ気が収まらない。このまま行くわ。あんたが誘拐犯。私の子供をよくも誘拐犯。子供を何だと思ってるの。エルマート、エルマート、イニャツィオ。ラガ。アンド、ま、イニャツィオ。レ、プレジデント。 Ma perché alla fine ero felice, raga? Quindi questo era il finale giusto.